Bentrovati amici telespettatori, quest'oggi con noi in studio abbiamo un esponente a livello della regione Campania regionale che è il presidente dell'associazione ecosostenibile Rifiuti Zero VAST Campania ed è Emidio Esposito. Voi sapete che a me piace sempre avere l'opinione dei giovani che scendono in politica e che cercano di fare politica sul territorio anglese. Gerardo Cavallaro, buonasera. Un esponente del movimento dell'associazione Evolution, Movimento 5 Stelle Anglese. Allora, partiamo da Emidio Esposito. Presidente dell'associazione ecosostenibile Rifiuti Zero. Allora, rifiuto zero è possibile, Emidio? È possibile e con quali energie? Mentre noi ci chiediamo ancora se è possibile Rifiuti Zero, ci sono comuni, anche in Campania, non solo nel nord Italia, che già hanno una percentuale molto alta di differenziata, hanno ridotto i cumuli di rifiuti proprio come produzione dei rifiuti cittadini ormai da anni, qualcuno è arrivato ormai a 10 anni e noi ci chiediamo ancora se è possibile, è possibilissimo e sappiamo anche come si può fare e ormai conosciamo anche le criticità e diciamo le negatività che la fanno da padrone rispetto alla non volontà e quindi alla non efficacia nei nostri territori. Voglio essere subito insomma sintetico. L'aspetto politico spesso supera l'aspetto organizzativo ed amministrativo e questo è già un punto di partenza che non va bene. L'aspetto invece della competenza che viene messo in campo nei comuni che ormai vengono cosiddetti virtuosi è al primo posto, l'aspetto della competenza. Ovviamente c'è un altro anello, la partecipazione dei cittadini. Oggi non esiste un comune virtuoso, un comune ecosostenibile e un comune efficiente se non c'è la partecipazione dei cittadini. Guarda caso, se andiamo ad analizzare, magari un giorno lo faremo, porteremo proprio dei comuni, un elenco preciso e andremo a fare proprio punto per punto magari delle analogie, andiamo a spulciare, si vede benissimo che i comuni dove c'è questo tipo di approccio da parte degli amministratori, quindi aperto, l'apertura verso i cittadini, verso le associazioni, verso i comitati, dove si mettono in campo delle risorse appunto per amministrare, che non sono solo politiche, lì ci sono i risultati. In tutte le altre realtà, che sono purtroppo la maggioranza, questo non avviene e quindi non ci sono neanche i risultati. Allora, Emidio viene da... noi ci siamo visti un anno e mezzo, 2 anni fa, abbiamo parlato della situazione nocerina, di Nocera, che Nocera stava partendo in quel momento, poi è partito e non so come sia partito, poi eventualmente ne parliamo. Ne abbiamo già parlato, Angri è partita negli anni 96-97, all'epoca ci fu un forte impatto, quello di togliere i bidoni dalla strada. E io ricordo come se fosse oggi, Gerardo probabilmente era piccolissimo, che ci fu? Ci fu una rivolta popolare per aver tolto, il sindaco dell'epoca, aver tolto i bidoni dalla strada e iniziare il porta a porta. Ci vorrebbe di nuovo un sindaco con quel tipo di coraggio, tra virgolette, politico, giustamente per un impatto così forte, o l'impatto dovrebbe essere meno forte di quel momento dell'epoca? Sì, effettivamente è così.
Oggi, se non fai come fece quel sindaco allora, si parte in maniera sbagliata. Io penso di parlare anche a nome di Evolution 5 Stelle Angri. Se il sindaco, l'assessore all'ambiente, firmano il nostro protocollo e quindi mettiamo nero su bianco che c'è un impegno e ci vediamo costantemente, il nostro apporto sarà effettivamente votato a efficientare quella che è l'organizzazione di tutto. Ovviamente noi non ci permetteremo di entrare all'interno della società AS Angri Ecoservizi, è una cosa che faranno loro, noi non siamo né amministratori né tecnici, però la cosa basilare è che si dà un apporto soprattutto sotto il profilo della comunicazione. Siccome, lei ha detto benissimo, anni fa ci fu una rivolta, all'inizio degli anni 90, ma neanche in Toscana lo facevano, l'unica regione che faceva la differenziata, e devo dire purtroppo la faceva con i cassonetti, è il Veneto. Ma il Veneto, sulle 20 regioni italiane, è una regione a parte. Cioè, il Veneto hanno una mentalità che non hanno neanche in Val d'Aosta o in Liguria. Detto questo, l'unico modo, o comunque l'unico che dà risultati graduali, è il porta a porta senza i cassonetti. Lei citava Nocera Inferiore. Nocera Inferiore oggi vive una situazione che dopo 4-5 mesi dalla partenza si sta tornando indietro, perché hanno tolto tutti i cassonetti e hanno lasciato, perché era stato programmato, le campane per il vetro, giusto? Molte città che sono virtuose e ben organizzate hanno le campane per il vetro, perché il vetro andarlo a raccogliere è pesante e comporta una serie di problematiche. Però purtroppo la gente vicino a queste campane di vetro ci mette di tutto. Ovviamente dove hanno tolto gli altri cassonetti e non ci sono campane, la situazione è calmerata. Bisogna sicuramente beccare chi è ancora un po' restio, però, e ci va a mettere là. Però io conosco, anche se non ci frequentiamo, io conosco il vostro sindaco. Il vostro sindaco l'unica cosa che non riesce a comprendere è la comunicazione. Ha un difetto enorme, anzi ha la porta chiusa per la comunicazione. Il vostro sindaco pensa che l'unica cosa è che faccia le cose e poi se le tiene per sé. Comunicare con i cittadini, comunicare, avere un momento di, in questo settore, voi me lo insegnate, comunicare e anche educare a come organizzare, come tenere la raccolta differenziata. Gerard, io non ti tengo come, però dammi un attimo soltanto per chiarire questi primi passaggi con Emilia. Sì, no, allora, devo dire la verità, fino all'anno scorso era così, come dice lei, poi adesso, diciamo, sotto continue pressioni, evidentemente avrà visto, eccetera, si è un po' più avvicinato, ha compreso che la comunicazione su certi strumenti va fatta, tant'è vero che oggi è un assiduo frequentatore anche dei social media, cosa che prima non era. Però, ovviamente, diciamo, poi, se la cosa la parametriamo all'organizzazione per la gestione dei rifiuti, viene a mancare questa cosa, perché l'amministrazione, quindi il sindaco, insieme all'assessore, insieme alla dirigenza della Nocera Multiservizi, si chiama lì, e all'ufficio ecologia, tra di loro queste quattro entità spesso fanno perdere alcune comunicazioni e soprattutto alla cittadinanza non arriva quello che deve arrivare. Ad esempio, faccio un esempio banale, solo qualche settimana fa hanno messo, secondo me, non si offende l'assessore, un primordiale elenco su Excel in ordine alfabetico di quello che deve essere differenziato, come deve essere differenziato. Oggi esistono le app, esiste il sito internet, esiste il social network, eccetera. Si può vedere in qualsiasi momento come e cosa differenziare, ma la cosa basilare è tornare, fare un passo un attimo indietro, è quello che vogliamo dire anche a Caterina Barba e a Cosimo Ferraioli, cioè coinvolgere la cittadinanza e organizzare delle assemblee diviso,
andare nelle parrocchie, coinvolgere tutti gli amministratori dei condomini, andare nelle scuole quando saranno aperte, se ci sono campi estivi anche, residenze, mense, tutto ciò che aggrega, tutto ciò che c'è sul territorio ha bisogno di una serie di confronti. Voglio prendere una battuta che fa sempre prima Picella quando facciamo le nostre convention di rifiuti zero in giro per la Campania. Lui racconta che nel 2009, che è stato il primo anno dell'Associazione Impatto Ecosostenibile, quando fu chiamato l'allora assessore di questo famoso comune di Capannori, che aveva iniziato appena 2 anni prima, comunque erano 2 anni, il percorso verso rifiuti zero, disse: adesso noi facciamo una convention, qua vogliamo invitare tutti i comuni, tutti i tuoi colleghi, una bella cosa, eccetera, che sarebbe stato il primo tour di rifiuti zero poi, e adesso siamo arrivati all'ottava edizione che abbiamo fatto durante quest'anno e continua ancora, riprenderemo a settembre, quindi abbiamo fatto questa modifica, non più solo la fine dell'anno. All'epoca era la fine dell'anno, il mese di novembre si voleva fare questa cosa. Ha detto: quando puoi venire? Che mi dai qualche giorno che puoi venire? Ha detto: guarda, purtroppo a novembre dal 1° al 30 sono impegnato, ho una riunione al giorno. Noi pensavamo, cioè lui pensava, che si trattasse di una riunione una volta, non so, con i vigili urbani, una volta con la società di raccolta, una volta con il sindaco, una volta con un altro. No, erano 30 riunioni, tutte uguali, però era una riunione una volta in un bar, una volta in un altro bar, una volta in una frazione, una volta in un'altra frazione, dell'assessore insieme ai suoi collaboratori per spiegare come andava fatta la raccolta, come si doveva differenziare, perché bisognava differenziare, quali sarebbero stati i benefici, perché poi non ci dimentichiamo che noi dobbiamo arrivare alla famosissima tariffa puntuale, c'è chi ci arriva dopo 2 anni, c'è chi ci arriva dopo 3 anni, ma bisogna arrivarci, è lì che poi scatta il vero risparmio del cittadino. Io purtroppo c'ho un difetto che anticipo poi le cose, però mi fermo qua, così non anticipo nulla, perché, no, dobbiamo parlare del discorso dei costi. Sì, nel senso che io stavo, mentre lei stava dicendo, io stavo pensando, ha fatto un paio di nomi, poi sono abituato a spiegare ai nostri amici, io li conosco ed è Capannoli ed è un centro nella ridente, come si suol dire, Toscana, e non nella remota regione del sud, che non faccio il nome per non offendere nessuno. E quindi un assessore di Capannoli nella ridente Toscana tutti i giorni aveva delle riunioni con i propri concittadini nello spiegare come fare la raccolta differenziata. Qua invece siamo bravi. Vabbè, non voglio essere polemico questa sera, non voglio essere... Qua i cittadini già sanno come fare, quindi gli assessori possono dedicarsi ad altre mansioni. Con Gerardo Cavallaro, sì, facciamo un altro salto in questo momento, parlando di assessori e parlando di sindaci locali, noi abbiamo un vivedo abbastanza amareggiati come Associazione 5 Stelle. Parliamo dei tanti problemi che voi avete sollevato e non avete avuto nessuna risposta, o se le avete avuto le risposte poi non sono state mantenute le promesse. Parliamo della prima, che è il baratto amministrativo. Vogliamo spiegare il baratto amministrativo per qualcuno che ancora non sa cosa sia il baratto amministrativo e cosa è successo ad Angri. Sì, allora, il baratto amministrativo era in sé per sé una proposta semplice, che prevedeva un risparmio sia per i concittadini che per il comune. Allora, noi sappiamo che molti cittadini non hanno la possibilità di pagare, ad esempio, proprio la Tari, che in effetti è vista come una di quelle tasse che nel bilancio familiare possono essere messe da parte, no? Per avere ancora un tetto sulla testa. E grazie al baratto amministrativo il comune poteva utilizzare appunto quelle persone che purtroppo hanno perso il lavoro e quindi non possono pagare queste tasse locali,
per svolgere dei servizi civici fondamentali per la città, in modo tale che il comune avrebbe comunque avuto una specie di remunerazione, e che d'altra parte il cittadino per prima cosa non sarebbe marcito davanti a un bar oppure a casa, avendo anche degli effetti sociali e psicologici positivi, come in effetti sì. spesso abbiamo visto sì, nel nostro sì, paese, sì, no? Sì. E d'altra parte avrebbe incentivato la funzione sociale del comune. E ovviamente questo è una prima immagine. Secondo aspetto era concedere dei fondi affinché coloro che effettivamente avevano difficoltà di pagamento potessero svolgere dei servizi pubblici e avere una piccola remunerazione che fornisse la possibilità di vivere, una possibilità di reddito minimo per chiunque, senza parlare di reddito di cittadinanza, ovviamente. E questa proposta, presentata svariati mesi fa, ebbe un concreto appoggio da parte dell'amministrazione, che con una delibera di giunta decise di approvarla. Però nell'ultimo consiglio comunale del 29 abbiamo appreso che nel bilancio del 2016 non sono state previste manovre né fondi per tale scopo. E quindi di fatto all'interno del consiglio è stato fatto presente questo dall'opposizione. Ed è brutto. Allora, io perciò piace ragionare con i giovani, discutere con i giovani delle problematiche locali. Se io, sindaco di questa città, nel mese di dicembre, nel mese di novembre, ho una persona che o in un modo o in un altro sta pulendo i bagni della villa comunale, lo metto fuori, lo estraneo, lo metto in mezzo alla strada per dare quel servizio allo stesso costo. Attenzione, la cosa che io sono rimasto impressionato, che il costo è rimasto lo stesso, no? Non è che sia diminuito o aumentato, è rimasto lo stesso. È il servizio che è stato fatto in modo diverso, è proprio per quello che tu dici, per lo stato sociale della persona, perché quella persona che gestiva quei, tra virgolette, gestiva quei bagni pubblici, ci metteva i profumini, noi ne abbiamo un'intervista, ci metteva i profumini, comprava la carta igienica e via dicendo. Questo sindaco, qualcuno dice virtuale, qualcuno dice pro tempore, qualcuno dice occasionale, toglie quella persona che stava lavorando, tra virgolette lavorava in quel modo, no? E lo affida a una cooperativa di pulizia, la quale cooperativa giustamente con i tempi e i modi del lavoro che doveva fare non è riuscita a mantenere quei bagni puliti, non è riuscita a fare la guardiania. Oggi vice sindaco insieme ai consiglieri comunali, insieme agli assessori, si vantano di aver messo i fiori ai bagni comunali. Quando io dico questo, giustamente immagino se no, avessero eventualmente potuto fare quello che voi chiedevate parecchio tempo fa. Non entriamo nel merito di questa vicenda, anche perché conoscendola... Io ti ho raccontato la vicenda, poi sì, saranno i casi a smentirmi o meno. Il punto è che... non si vuole sfruttare qualcuno, non si vuole dare privilegi a qualcuno e toglierli ad altri. Il punto è che questa città va vissuta da tutti e purtroppo i tempi sono quelli che sono. E le persone hanno effettive carenze, hanno poche possibilità, ma non per questo devono essere esiliati, come effettivamente va a finire, ma non parlo di Anglia, io parlo a livello nazionale, i casi di cronaca si raccontano da soli. Certamente.
Quindi, ecco, lo possiamo dire, è più giusto darlo a questa persona o darlo a una compagnia che lavora facendo questo? Non entriamo nel merito di questo, ma sappiamo che avere delle persone che passano le giornate su una panchina dispiaciute, amareggiate, e molte le ho incontrate, le conosco personalmente, no? Quando potrebbero fare qualcosa, ma neanche per essere pagate. Ma soltanto per sentirsi ancora parte della società, perché sì, qui si perde l'affezione della società, cioè non potendo stare in mezzo alla strada ed essere il cittadino che compra, che va in lavanderia, che va al bar, no? Allora si preferisce stare a casa, si preferisce non farsi vedere, perché purtroppo il nostro è un mondo di apparenza. Certamente. In cui le persone preferiscono vestirsi bene e non mangiare la sera, piuttosto che mangiare e usare lo stesso paio di scarpe per 2 mesi. Quindi io posso capire quale sia il pensiero di queste persone. Questa è più che una manovra politica o economica, è una manovra sociale per far riscoprire la città ai cittadini. Per far riscoprire la città e per anche un senso di appartenenza e un senso civico. Far riscoprire la città ai cittadini in tutte le sue sfaccettature, fisiche e ideologiche. Ah, come vorrei ascoltare di più i giovani. Passiamo un attimo di nuovo ad Emilio Esposito, anche perché Angri è una città che si è ritrovata improvvisamente, non voglio essere, questo oggi non voglio essere polemico, ma racconterò solo i fatti, si è ritrovata improvvisamente da un anno all'altro povera, senza soldi, ma dall'oggi al domani. Non lo so, non voglio, ognuno ha detto le sue cose, ma noi ci siamo ritrovati senza soldi, ahimè. Quindi io penso anche all'assessore Caterina Barba che per fare un sistema di rifiuti zero, chi lo sa quanto costerà, e noi essendo una città ormai senza soldi, poveri, fortunatamente il nostro sindaco no, perché lui fa 3 o 4 lavori, ahimè, fortunatamente per lui adesso... il buon Cantone gli ha detto, guarda che tu devi fare solo il sindaco oppure scegli gli altri lavori. Vabbè, quindi la domanda è, quanto costa organizzare il sistema per tentare di riciclare il 99%, che non dico il 100%, ma quanto più è possibile il rifiuto? Bene, allora, vogliamo dare dei numeri senza però... come dire, riferirci all'Enalotto? Solo per capire, in effetti. Ok, allora, diciamo che una media virtuosa, possiamo immaginare un nucleo familiare di 4 persone, sì, con una bolletta media che ha un'oscillazione tra i 200 e i 300 euro. Sì. Con queste cifre, non, cioè lo dico senza, come dire, posso essere anche smentito perché poi le realtà sono altre, che poi giustamente qualche assessore sul campo mi dirà vieni da me, vieni a fare, facciamo come Fassino disse a Grillo, creati un partito e vediamo quando prendi, e prese il 25%, ma ha detto con la consigliera Appendino, ha detto candida sì, vediamo se fai sì, io non voglio fare né sindaco né assessore né niente, però chiunque, come è un uccello, Fassino, scusa, è un uccello di buon augurio per la controparte di Fassino. Allora io voglio dire, queste cifre ti permettono di, allora per dire, Angri è un comune di circa 30.000 abitanti. No? Di più, siamo 33, 34, non esatto, 35. Quindi 35.000. Quindi se Nocera Inferiore oggi spende tra i 9 e i 10 milioni di euro, io penso che Angri sui 7 milioni di euro ce la dovrebbe fare. Se noi togliamo qualche milioncino, arriviamo più o meno alle cifre che dicevo io. Dice, ma tu vuoi togliere invece che mettere? Si può fare. Perché? Che cosa occorre per fare una buona differenziata? Qualche operatore in più che deve prendere la busta fuori dalla porta? Ok. Ma i mezzi da utilizzare, che sono quelli piccoli, se uno ha dei mezzi obsoleti deve fare o un noleggio a lungo termine o un acquisto con gli strumenti finanziari che ci sono adesso,
e la legge ti dà tante opportunità, tu non stai spendendo chissà cosa. Poi c'è il discorso del controllo e il discorso di fare le multe. Il controllo abbiamo visto, noi proponiamo, così andiamo direttamente al protocollo, nel punto 19 dei 20 punti, le GAV o gli ispettori ambientali. Allora, le GAV sono le guardie ambientali volontarie che sono anche istituite dalla regione. Io consiglio di fare addirittura gli ispettori ambientali, perché si può fare un corso locale con delle figure, dei formatori che sono mandati dalla regione o dalla provincia e sono totalmente finanziati e gratuiti, e delle persone volontarie, e sono sicuro che buona parte di Evolution 5 Stelle Angri e di altre associazioni faranno a gara per partecipare. Ma già sono presenti tutte le Esatto. Allora, si tratta di garantire ogni persona 2 ore alla settimana, che possono essere 2 ore la mattina, 2 ore il pomeriggio, 2 ore anche la sera quando si va a conferire. Allora, 1 o 2 ore, se ha la passione, li spende. Stiamo parlando quindi di una cosa, un controllo a costo zero. Quindi quando dice, ma io ho i dipendenti, perché poi si va a sbattere sempre di i dipendenti e mi chiedo, è lo straordinario, ecco quella, bisogna organizzare, bisogna essere metodici, bisogna stare sul pezzo, bisogna andare mese dopo mese a vedere che cosa non va e come aggiustarlo. Poi capisco che ci sono delle riluttanze, capisco che ci sono le persone che hanno la 104, le persone che hanno il congedo parentale, le persone che hanno il congedo sindacale, le persone che vogliono stare fuori dal bar, le persone che in 6 ore a 40 fanno una ramazzata e poi vogliono fare l'ossidà per fare quello che hanno fatto in quelle 6 ore a 40. Io capisco tutto. Però questa è la differenza tra noi cittadini che non becchiamo una lira e noi abbiamo responsabilità, anche se noi ce le prendiamo le nostre responsabilità, e gli amministratori. Se un amministratore non vuole risolvere queste problematiche, qual è la differenza con noi? E noi come cittadini, lo ripeto e lo ribadisco, siamo disponibilissimi a confrontarci ancora e a dare il nostro contributo. Io devo dirlo, perché l'ho detto anche nel comunicato che abbiamo fatto, quando mi sono sentito con la dottoressa Barba e lei mi ha detto, ma a me questa storia della firma, perché sembra che vi accanite sulla firma, fare la firma. No. Allora, per noi mettere la firma sul protocollo è come dire, e far vedere agli altri comuni che le nostre istanze cammina. È normale che la cosa che ci piacerebbe di più è far vedere che Angri tra un anno ha raggiunto una quota del 65% di raccolta differenziata e di qualità. Ma questo lo possiamo fare insieme. Insieme noi delle associazioni, insieme ai cittadini comuni, insieme all'amministrazione che deve decidere e deve programmare. Però se cominciamo a dire, ma quello così tutti fissi qua, io mi fisso lì, voi non sapete, io non dico, perché questo lo dico. Allora, l'amministrazione di Angri, come pure Nocera e come tante altre, non dicono niente di nuovo. Chiunque qua dice sempre, se voi non conoscete, voi non sapete, voi quella, fateci vedere gli altri, vedete tu, che dobbiamo fare? Dobbiamo venire sul comune e lavorare gratis e fare le cose che magari non fate voi. Io non sono abituato a fare invettive, però a un certo punto non bisogna esagerare, perché siete stati votati dalla cittadinanza, c'è stato il sindaco che ha fatto una giunta. Allora, io adesso ho visto che ieri è stata presentata la giunta del Movimento 5 Stelle a Roma, tutti si aspettano grandi cose. Noi per esempio abbiamo fatto una petizione con uno dei nostri esponenti nazionale, volevamo un altro assessore all'ambiente a Roma, abbiamo portato avanti Rafael Rus. Purtroppo è stata confermata questa Paola Muraro, che spero farà bene, è una tecnica, è una competente, è una che però, tempo a dire, non ha creduto nei rifiuti zero. Però noi abbiamo avuto un'esperienza, anche non c'era prima, con l'assessore Lanzetta, che io ringrazio, l'assessore Donna Lanzetta, pure lei non aveva contezza di rifiuti zero. Quando ha cominciato ad informarsi, è venuto da noi e ci ha chiamato e ha preteso la nostra collaborazione e l'ha avuta, e abbiamo fatto delle cose carine fino a quando è stato in carica. Poi, siccome stava prendendo quota, è successo qualche cortocircuito. Allora, voglio dire, che poi se no mi perdo, Roma, Nocera, anche, eccetera, c'è un minimo comune denominatore. Quando c'è una buona considerazione di quello che è l'interessamento da parte dei cittadini e delle forze sociali che operano sul territorio, qualcosa di buono si inizia a fare. Se poi ci si vuole chiudere la riccia e dire, io sono l'amministrazione, tu sei il cittadino, io faccio quando voglio e faccio quando dico,
Allora, ognuno faccia il suo. Io sono sempre abituato a riassumere in parole povere e semplici. Se si inizia... No, non ho detto paroloni, però. No, in parole povere e semplici significa, se ho capito bene, fare la raccolta differenziata. Prima di tutto bisogna crederci. Bisogna crederci da parte dell'amministrazione e poi giustamente iniziare a comunicare il proprio credo. Ai cittadini, devono crederci. Seconda cosa è che il costo non aumenta nel fare una raccolta differenziata o creare la macchina per la raccolta differenziata, ottima, anche se noi ad Angri, ripeto, ce l'abbiamo, però bisogna ottimizzarla. Quindi non aumenta il costo, ma sicuramente diminuirà il costo perché ci saranno rifiuti nobili che verranno, io non voglio entrare nel particolare, no, è questo. Ma vi sono rifiuti nobili che non verranno più messi in discarica e quindi sicuramente ma vanno rifiuti nobili alla piattaforma che te li paga. Immagina che quando Angri ha iniziato noi non avevamo dove conferire l'umido, non avevamo dove conferire il vetro, sembra di sì, non avevamo dove conferire il ferro, non avevamo dove conferire il legno, quindi non esistevano a livello regionale le piattaforme dove tu andavi a scaricare. Prego. Mi è venuta in mente una cosa, così diciamo a tutti i cittadini di Angri, Nocera che ci ascoltano. Non solo di Angri. Allora, la nostra associazione, in parte Cosa Scrivere, così come anche il Movimento 5 Stelle, noi siamo contrari ai siti di digestione anaerobica, i cosiddetti biogassificatori. Sì. Lo dico perché. Diciamo, questo sono belle e buone. Non vuole sapere. Ma no, perché? Perché la Regione Campania qualche mese fa ha emesso un bando dove si richiede la disponibilità dei comuni a mettere a disposizione delle aree dove si può predisporre un sito di stoccaggio e quindi di compostaggio aerobico, ma non si esclude anche l'impianto anaerobico. Allora noi diciamo, attenzione, perché qua di biogassificatori se ne sono fatti anche in Campania e fuori Campania, non ce n'è uno, poi verrà un tecnico qua, facciamo un confronto, che ha dato dei risultati eccellenti. In che senso? Hanno smaltito tutto, hanno avuto un'energia ben consumabile, vendibile e spendibile sul mercato, quindi un gas puro, non ce n'è uno. Uno dei più vicini e più grandi nel Foggiano, senza contare quello di Sarno che è privato, parliamo di pubblico, e ha avuto un gas di pessima qualità, pieno di vapore acqueo. Quindi attenzione, no, anche perché io non sono un ingegnere, quindi non voglio scendere in te, ci sono ingegneri con i quali abbiamo iniziato un confronto, ma tu non sai questo, ma tu non sai. Fateci sapere, vediamo, prima di andare ad impelagarci in cose che poi magari ci porteranno in una strada di non ritorno, fateci capire bene, anche perché noi, attraverso il nostro sistema, diciamo la nostra strategia di rifiuti, cioè, siamo per un mondo più semplice. Se chi ha un giardino, un balcone, un terrazzo, chi vive in campagna, si fa l'autoconsumo dell'umido, abbiamo risparmiato già il 30%. Il 30%. Nessuno, allora, Angri qualche anno fa l'ha fatto, però di contropartita, noi per esempio ci troviamo in una zona abbastanza pedemontana, sì. E quindi agricola. Non vi è nessun incentivo. C'è adesso. Non so se il comune ha recepito, è sempre una direttiva non c'era, l'ha recepito, ma non l'ha comunicata. Ecco la comunicazione. Allora, Nocera Inferiore nel 2013, che sì, era il secondo anno dell'amministrazione, ha recepito, ha fatto la delibera, tutto, però è rimasta lì. Magari è stata anche sussidea all'albo pretorio. Però comunicazione. E i cittadini, cioè, non lo sanno. Per una serie di cose noi non abbiamo, perché volevamo fare una campagna, cose che magari faremo. Però, ecco, bisognerà vedere se il comune di Angri ha recepito questa cosa, perché si potrebbe anche da queste emittenti lanciare. Certamente. Lo stiamo già facendo magari in uno spot comunicativo, perché sì. Si può
È difficile arrivare fino al 30% per una serie di cose, ma almeno fino al 20% di scontistica si può arrivare. Sì, sì. E voglio dire, se uno paga una bolletta di 400 euro, il 20%, voglio dire, sono ben 80 euro. Quindi la bolletta scende a circa 200, voglio dire. Quindi, diamola questi, visto e considerate che stiamo anche per dare comunicazione, qualcuno dice che stiamo solo per fare polemiche, ma noi diamo comunicazione. Quindi in effetti, spieghiamola bene questa cosa, in effetti la Regione Campania per i virtuosi che vogliono utilizzare all'interno del proprio giardino, porre un sito di compostaggio domestico, non una compostiera semplice, una compostiera, ha creato una delibera, un sistema. C'è una legge regionale che ha recepito dal governo centrale. Sì. E ogni comune deve fare suo questo con una delibera. E se il comune non l'ha fatta sua, quindi a questo punto l'informazione è ai consiglieri di opposizione. C'è una mancanza, dovrebbero spiegare perché non l'hanno fatta. Ai consiglieri di opposizione angrese, visto che Antenna 3 tante volte viene utilizzata per fare delle interrogazioni al sindaco, se il comune di Angri non ha recepito la legge per quanto riguarda il compostaggio domestico, chiedete al sindaco perché non ha recepito, se eventualmente non l'ha ricevuto, perché non l'ha recepito, e ai cittadini angresi chiedetelo anche voi al sindaco di Angri perché non l'ha recepito. E non solo di Angri, perché Antenna 3 poi non va solo sul no, anche tutti i comuni, esatto. Quindi perlomeno in Regione Campania noi ci siamo. Il Pagani, Sant'Egidio, eccetera. Sì. Gerardo, ritorno un attimo a Gerardo perché... qualche mese fa il sindaco di Angri non solo vi disse che avrebbe utilizzato il baratto amministrativo, poi non ha appostato niente in bilancio, quindi effettivamente poi se non ci sono soldi non... Ma vi promise anche, io ricordo benissimo perché ne abbiamo fatto una trasmissione, vi promise anche la wifi in, se non mi sbaglio, vado a memoria su questo, su quattro punti, al minimo quattro punti nella città di Angri. Le quattro punti. Vado a memoria su questo. Quindi cosa è successo? Abbiamo bisogno delle password per entrare in rete? Come facciamo? Sembra che per il momento ognuno farà da sé. Perché... Farà da sé nel senso che non c'è niente? No, assolutamente no, perché ci fu una delibera di giunta sulla wifi free per Angri. E ecco, sono le uniche due proposte per cui c'è stato effettivamente un primo movimento. Avete almeno un ascolto da parte del sindaco. Sì, ma quando è arrivata quando c'è stata la delibera di giunta che l'ha approvato, noi abbiamo pensato che si sarebbe vorrei che visto fu sì. Vabbè, io ero scettico e ho avuto ragione, purtroppo, però per quanto riguarda la Wi-Fi Free, era un progetto che secondo noi era valido perché prevedeva cioè, diciamo, non pochi introiti per il comune dal punto di vista la pubblicità. Dal punto di vista economico, perché prima di tutto sarebbe stato un fulcro, diciamo, per i paesi limitrofi. Angri già è un fulcro per i paesi limitrofi. Era. Per quanto riguarda i fine settimana, a Angri si trovano persone che vengono da tutto l'agrocino sarnese. Quindi, diciamo, avere a disposizione una wifi nei punti più importanti, cioè nelle piazze principali di Angri, avrebbe aumentato questa presenza, ma non solo la sera da parte dei ragazzi, ma anche durante le giornate da parte di coloro che, gli universitari, di tanti ragazzi universitari che purtroppo sono costretti a stare in casa perché molti necessitano di aggiornamenti, di informazioni che possono avere soltanto da internet. Questa sarebbe una ottima proposta per incentivare la frequentazione di locali pubblici, di luoghi pubblici come la nostra piazza, da questo punto di vista. Dal punto di vista economico, per quanto riguarda la spesa, non è un'azione che prevede un costo elevato. Certo, poi dipende da quello che si vuole fare, però
cioè siamo nell'ordine delle centinaia di euro. Quindi voglio dire, è un costo davvero irrisorio per un comune, anche se in crisi, perché diciamo, il guadagno è elevato anche dal punto di vista pubblicitario, perché è possibile che il comune utilizzi quello spazio libero, l'accesso all'interno della propria utenza, per fare pubblicità a quelle imprese che cercano di pubblicizzarsi e quindi di ottenerne anche un guadagno. Oltretutto ci sono dei paesi, delle grandi città che hanno fatto questo e se diciamo, l'idea partisse, ogni utente potrebbe, una volta fatto l'inserimento col comune di Angri, avere l'accesso anche nelle altre città. Ad esempio con la mia stessa utenza della Wi-Fi di Angri potrei anche avere l'utenza a Roma, se c'è, non so se al momento c'è, so che c'è a Firenze. Però, diciamo, e si creerebbe una correlazione, cioè, sarebbe un'idea valida perché la nostra è un'era interattiva, io non sono a favore dei computer, del social, però diciamo, sarebbe molto positivo per Angri dal punto di vista di sviluppo della nostra città all'interno dell'agro, un punto di riferimento chiave. E anche a questo non è stato dato Io, sai perché ti ho seguito. detto era, non per correggerti, era un punto Attrazione. di vedere Angri come migliore degli altri paesi vicinori, perché Ma tu quello che stai caratteristicamente. dicendo, Sant'Antonio Abate ce l'ha, Sì. la wifi Sant'Antonio Abate ce l'ha. E tra virgolette loro hanno risolto anche un altro problema, nel senso che chi gestisce la Wi-Fi è il Forum dei Giovani, un'altra momento della città, un'altra associazione della città che funziona. Ad Angri invece si è cercato o si Ma sta cercando di smantellarlo. la cosa che è stata peggiore è che quando questa proposta venne inviata, venne consegnata e protocollata al comune, qualcuno che fa parte della politica angrese, della maggioranza angrese, aveva detto che era inutile l'intervento dell'associazione Evolution 5 Stelle perché era già nel programma. Diciamo, e quindi avevamo, tra parentesi, copiato, voluto copiare, anche se noi non ne eravamo a conoscenza. Comunque, bene. E quando ci fu poi la delibera di giunta riguardo la Wi-Fi, noi postammo sulla nostra pagina Facebook un post in cui facevamo le nostre congratulazioni al sindaco per aver portato avanti questa proposta, insieme alla proposta postuma di baratto amministrativo e non si è dato seguito. Allora, il punto è, volete dire che è vostra l'idea? Noi non siamo qui per dire guardate che belle idee che abbiamo. Noi quando pensiamo qualcosa lo vogliamo perché siamo i cittadini, cioè perché io da cittadino vivo nella mia città, vedo i problemi e io forse posso dirlo a te. Che magari fai l'ingegnere, fai l'avvocato e che quindi nella città tu non ci vivi e ti do una proposta, ma non sono proposte campate per aria. Nessuna delle proposte che abbiamo portato al comune era una proposta campata così. Erano proposte che prendevano spunto dalle grandi città, erano proposte che avevano richiesto lavoro di mesi perché non portiamo le proposte soltanto ideologicamente, ma guardiamo anche alla legge. Quindi andavano a guardare gli articoli di riferimento, le norme di riferimento e ovviamente venivano adattate alle esigenze della nostra città per non disperdere l'idea e concentrarla lì dove serviva e non dare modo di dire però voi non conoscete la legge ci impone di. La conosciamo e ve lo diciamo noi che cosa sta dicendo la legge. Sì. E quindi se neanche a questo, quando vi abbiamo detto con la legge cosa dice, quando vi abbiamo detto come si potrebbe applicare, ma come consiglio di cittadini attivi, perché in fondo
chi vota Movimento 5 Stelle, chi è un attivista del Movimento 5 Stelle, è un attivista, ma non del Movimento, è un cittadino attivo, è un cittadino che si interessa alla città. Quindi io posso non essere un attivista del Movimento, ma sono un cittadino attivo. E da cittadino attivo ho portato delle proposte concrete che guardano alla legge, alle esigenze della nostra città, ai problemi che si potrebbero incontrare. Quindi ti aiuto perché so che amministrare la città è complicato e che effettivamente ci sono problemi seri e io ti vengo incontro. E tu non vieni incontro a me però. Allora Emilio, proprio partendo, abbiamo qualche altro minuto, partendo da quello che diceva Gerardo, il Movimento 5 Stelle, l'associazione ecosostenibile Rifiuti Zero, il 12 di marzo di quest'anno ha fatto un incontro con il sindaco di Angri, con l'assessore di riferimento e con il direttore dell'Angri Ecoservizi. In quella fase sembrava che tutto fosse recepito, invece poi io ho letto un comunicato che è stato abbastanza, dai toni, abbastanza forte. Sì, allora, io voglio fare un esempio che è esattamente il contrario di quello che sta accadendo ad Angri. Noi siamo stati a fare un altro incontro, come quello che abbiamo fatto il 12 marzo ad Angri, a Mondragone, nell'agro Aversano. Lì c'è un sindaco ancora più giovane di questo qua, ha un nome un po' improponibile, Schiappa si chiama, e lui è stato concreto. Lui ci ha invitato lì insieme a, guarda caso, sempre un'associazione del Movimento 5 Stelle, sono sempre loro. Rossano Ercolini, che è il presidente di Zero Waste Italia, che ha vinto il premio Nobel nel 2013, The Goldman Environmental Prize, lui quando viene in Campania dice: io non capisco come mai quando facciamo gli incontri ci stanno sempre quelli del 5 Stelle. E si vede che sono quelli più attivi, più interessati. Comunque, detto questo, noi abbiamo fatto questo incontro e il sindaco, la prima cosa che ha fatto, mi ha chiesto di tesserarsi e io gli ho dato la tessera, mi ha fatto la tessera, è diventato socio della nostra associazione. Nel giro di pochi mesi ci hanno chiamato, sabato scorso, quindi sto parlando, oggi ne abbiamo 8, domani 9, del 2 di luglio. Allora, il giorno prima, il 1 luglio, hanno approvato la delibera di giunta verso Rifiuti Zero. Il giorno dopo abbiamo fatto una conferenza, io non sono potuto andare, ero impegnato, è andato il nostro segretario Luca Parescandolo, che ringrazio, e praticamente hanno firmato insieme, quindi con tanti fotografi, giornali eccetera eccetera, abbiamo fatto una bella cosa, il protocollo, questo qua, uguale, quindi loro si avviano su questo percorso. Il prossimo step a settembre, perché purtroppo sono le vacanze, sarà quello di formare l'osservatorio, perché noi tra i punti abbiamo quello di formare un osservatorio, voglio vedere se lo trovo, dice forse non è uno dei punti ma è una premessa, sì mi sembra che l'ho tolto, vabbè comunque. L'osservatorio. L'osservatorio Rifiuti Zero, che è, diciamo, è un organo di confronto, di controllo, dove c'è un rappresentante del Consiglio Comunale, un rappresentante della Giunta, un rappresentante dei cittadini, un rappresentante della nostra associazione, ancora qualche altro elemento, eccetera, eccetera, che insieme si incontrano e vedono ogni volta punto per punto dove si è e dove si può andare. Addirittura alcuni osservatori, come questo famoso di Capanne, vanno a vedere in discarica le buste indifferenziate di che cosa sono composte. Dice: ma la gente è distratta o effettivamente c'è un consumo di prodotti che non possono essere differenziati? Allora dobbiamo agire qualcosa sotto il profilo della comunicazione e di cambiare la mentalità della spesa. Ad esempio, ecco, perché poi ci sono tantissime cose da dire e da fare, oltre che organizzare la società di raccolta e spazzamento, che è importante, ci mancherebbe altro. Allora, al punto 11, noi diciamo una cosa che è legge, però non si fa. Noi chiediamo di sanzionare il vecchio sacchetto in plastica e di incentivare il biodegradabile, oppure il famoso porta la sporta, cioè il sacchetto di juta o comunque di stoffa. La direttiva UNIEN 11.432 prevede entro il 2017, per l'anno prossimo,
la riduzione del 50% dei sacchetti di plastica più inquinanti e dell'80% entro il 2019, cioè fra 3 anni. Bandire quindi i sacchetti di plastica negli esercizi commerciali, quindi lo deve fare il comune, deve fare una delibera e deve far controllare con i vigili urbani. Allora, non voglio essere ripetibile, però devo ripetere. Allora, qua ci sono un sacco di cose da fare, sicuramente ci sono cose che vanno fatte prima e magari non sono contenute in questo protocollo. Mi rendo conto, io non intendo rubare il mestiere agli amministratori, però bisogna farlo. Però, non bisogna perdere l'occasione. La mia domanda, anche se io sono... Allora, forse mi sono dimenticato, sono partito con un'altra cosa. Non volevo, sì. Ma la mia domanda che mi sorge qualche anno fa, diceva un illustre giornalista, che mi sorge spontaneo, è... Lubrano, Antonio Lubrano, ti ho conosciuto. Questa associazione, quanti soldi ha chiesto a questa amministrazione? Lo in modo dire. Che questo, l'amministrazione non ha potuto organizzare. Lo dobbiamo dire. Questi sicuramente diranno domani mattina chi chissà quanti soldi ci aveva cercato e noi non potevamo andare avanti su questa strada. Lo dobbiamo dire. Perché il Comune è senza soldi. Quindi zero. Questa associazione non aveva chiesto soldi. Zero. Quindi, sindaco, qua ce n'è un altro che non chiede soldi. Ma non andiamo bene. Perché non andiamo bene? Perché non andiamo Ci bene? Vogliono quelle che chiedono i soldi, altrimenti non sono credibili. Allora, sì, no, però voglio precisare una cosa. Allora, noi ci sono dei comuni, altri comuni che stiamo portando avanti, nel Beneventano e nel Cilento, dove abbiamo fatto qualche accordo, ci sono dei rimborsi spese, ma veramente a livello di rimborsi spese, è normale, per la giornata, per il gasolio, allora, eccetera, eccetera, per qualcuno che deve prendersi la giornata di lavoro, cioè questo, ma cose irrisorie. Però la maggior parte noi ci rimettiamo. Abbiamo fatto il tour di Fiori Zero 2015, abbiamo preso 4-5 sponsor, siamo arrivati alla cifra di circa 1.500 euro. La mia era una domanda retorica, nel senso che... Però no, ho capito, per far capire. Già avevo la risposta... È che no, ho capito. Emidio è di Nocera Inferiore, quindi non è riuscito a conoscere bene il nostro sindaco, la nostra giunta. Qua si trova sempre la colpa nei soldi. Fino a qualche giorno fa c'era la passata amministrazione che si era rubato tutto, no? E quindi aveva consumato, no, non si era rubato, aveva consumato tutto e quindi non vi erano soldi. Poi i bilanci purtroppo sono fatti di numeri, purtroppo per questa amministrazione, e i numeri hanno svelato che la passata amministrazione non ha consumato niente. È solo che probabilmente loro non sono bravi a fare cassa. E poi vi è anche un sistema diverso di gestione di bilanci. Quindi, cittadini inglesi, se il rifiuto zero, la partenza per il rifiuto zero non riesce a decollare, non è perché qualcuno, qualcuno ha chiesto dei soldi in modo esoso e quindi non si poteva gestire, ma il costo era esiguo, anzi non vi era proprio costo, era solo ed è solo un momento di organizzarsi mentalmente, un momento di partire caparbiamente per un tipo di raccolta, un momento di fare le cose seriamente, come sono state fatte un ventennio fa. E, vabbè, non commento questo, lascio le mie idee, le lascio a me stesso. Voglio far aggiungere soltanto, se vuole aggiungere, ormai siamo a 55 minuti, a Gerardo qualche cosa, se vuole, non lo so, io altrimenti ci sono, e voglio far fare la chiusa a voi due. Prego. Ma io credo che per quanto riguardi rifiuti zero, sia il punto è che ai cittadini è stato detto fate la raccolta differenziata, però non gli è stato detto perché. Come a un bambino si dice non toccare la pentola e non gli si spiega perché. Il problema è che adesso lo stiamo scoprendo con questi aumenti. Allora, fare la raccolta differenziata, prima di volgere il pensiero alla bolletta che aumenta se non si fa la raccolta differenziata, dovrebbe essere un senso civile
ad imporlo, perché i rifiuti effettivamente non sono rifiuti, sono, c'è un sistema, un'ideologia in fisica per cui l'energia non si crea e non si distrugge. Certamente, sì. Stessa cosa è la materia. Magari cambia, magari l'immobile non è più adatto a fare immobile, ma questo non lo rende inutile, non lo rende da buttare. Per questo, questa è un'altra proposta che si va a collegare al baratto amministrativo. Cioè, creare la vigilanza potrebbe essere un momento legato al baratto amministrativo. Io credo che non sia difficile far comprendere l'importanza di questo progetto alle persone. Il problema è che poi va dimostrato che è importante, che non si può dire che è importante percorrere una strada quando chi ne percorre un'altra sta bene, perché è comunque un onere ricordare che la sera bisogna scendere la spazzatura entro una determinata ora, e né prima perché altrimenti si sporca, né dopo perché altrimenti si sporcherà per un'altra giornata, e che cosa bisogna buttare. Sì. Il problema è che se poi chi vi raccoglie la spazzatura la mischia, no? E è capitato che un consigliere comunale si è arrabbiato con i spazzini perché buttavano tutto quanto insieme, umido, plastica, vetro. E allora a questo punto perché lo facciamo? Perché chi lo fa continua a farlo? Perché dobbiamo ricordarlo e farci anche sopra le nostre case, in spazi ridotti, le nostre divisioni per non inquinare? Se però, poi l'amministrazione non guadagna lì dove potrebbe guadagnare. Però io ho l'onore di vedere, del vero, dato che ci troviamo in una zona isolata, per evitare che la spazzatura poi venga disseminata dagli animali randagi, io la consegno direttamente. È una mia scelta, per l'amor di Dio, non voglio che nessuno. E là io trovo le diverse, trovo il vetro, trovo il ferro, trovo la plastica, trovo l'indifferenziato. L'umido, noi già da tanti anni facciamo un sistema di compostaggio, e quindi. Ma questo è sempre, noi qua come famiglia, ma perché siamo partiti dal 92-93, quindi è proprio la mentalità che ormai i miei figli e mia moglie, però io non volevo parlare di me, ma solo per dire che no, io questa cosa che mischiano, almeno dove il posto di raccolta, no, non la vedo. Un cittadino che racconta la sua storia, è sì. Un consigliere. Vabbè. Che effettivamente si ritrova a viverlo. Però a onore del vero volevo precisare questo, che all'interno dell'azienda, nell'azienda io ci vado, la vedo, non vi è la messa insieme di tutti i materiali, è separato. Prego. Ok, io faccio sempre anche dei saluti, però voglio prima dire tre cose all'amministrazione, se mi è consentito. Allora, punto primo, ripeto, noi siamo qui, aspettiamo la firma di questo protocollo, che è un punto di inizio di continua e costante collaborazione con Impatto Ecosostenibile e con Evolution 5 Stelle Angri e con tutti i cittadini che vorranno partecipare. Punto 2. Noi chiediamo di aprirci le porte delle scuole anche a partire da quelle primarie, sì. Perché vogliamo cominciare a fare la comunicazione e informazione dalle scuole. Quindi mi rivolgo all'amministrazione di Angri e anche ai direttori di circoli. Sì, di circolo. Sì, sì. Noi tra l'altro abbiamo nella nostra associazione una direttrice di circolo del terzo circolo di Sarno, che è Virginia Villani, che è un'esperta come noi e sta facendo delle cose egregissime in quell'istituto. Terzo ed ultimo punto, vogliamo sapere se è stata recepita questa delibera regionale per quanto riguarda l'autocompostaggio. Se è stata recepita la comunichiamo e quindi ci facciamo carico di farla conoscere a tutti i cittadini. Se non è stata fatta, ci dicessero quando la vorranno fare e approvare in Consiglio Comunale. Poi faccio dei saluti. Qui c'è Gerardo Cavallaro, saluto il papà Enzo Cavallaro e Pasquale Barone, con i quali mi interfaccio spesso.
saluto la mia associazione, tutti quanti che collaborano sempre egregiamente, altrimenti non gireremmo tutta la Campania e non ci chiamerebbero da tutti i comuni. Saluto il Meetup, perché io sono anche del Movimento 5 Stelle di Nocera Inferiore, quindi i miei amici del Meetup. Noi fra poco ci accingiamo a prepararci per le prossime elezioni che ci saranno l'anno prossimo. E poi voglio salutare anche il Meetup di Sarno e il Meetup di Sant'Egidio del Mondolbino, perché sono, diciamo, tra quelli là più, con i quali più collaboriamo e che questo tipo di proposte le hanno fatte già in qualche maniera Rozzi. Allora, io non solo ringrazio i miei due ospiti, però volevo lanciare un appello al sindaco di Angri e all'assessore alla cultura. Firmare il protocollo d'intesa, andare avanti con la raccolta differenziata era il minimo indispensabile. Lo so che, signor sindaco, assessore, lei pensa solo all'assalto del Castello Doria. Ma più di questo ho capito che non possiamo andare oltre all'assalto del Castello Doria. Però guardi che ci sono tanti cittadini, non è solo Antenna 3 che gli chiede, ma ci sono tanti cittadini che chiedono di risparmiare sui rifiuti, chiedono di organizzare l'azienda, un'azienda lasciata in eredità dalle passate amministrazioni, qualche amministrazione precedente che a lei, assessore, a lei sindaco, non, il nome gli è fortemente astioso, l'ha risanata, l'ha messa in condizione di poter vivere e quindi lasciate perdere l'assalto a Castello, altrimenti vi sarà l'assalto alla città di Angri da parte dei tanti e tantissimi problemi. Ringrazio i miei amici telespettatori, ringrazio e mi scuso con i miei ospiti e arrivederci alla prossima.